Salve a tutti e benvenuti su Chris Tech. Ultimamente non sono stato molto presente sul mio canale, ho avuto dei problemi un po' di lavoro e un po' per la casa, e anche perché siamo sotto Natale, gli addobbi, i regali, tutte queste cose qua. Comunque, devo dire la verità, sono stato molto contento di ricevere un gran numero di commenti e di messaggi privati per quanto riguarda una recensione che un po' tutti aspettavate. Sto parlando del Cube i7 Stylus. Ed eccolo, il PC dalla grandezza di un tablet. Infatti questo Cube i7 Stylus ha un display da 10,9 pollici e supporta il sistema operativo Windows 10. Nei video precedenti, che vi linko in descrizione, ho fatto un lungo test gaming basato su League of Legends e su il benchmark di Resident Evil 6. Nell'altro video invece ho semplicemente fatto un unboxing del prodotto, mostrandovi cosa c'è all'interno, com'è la scatola e un po', diciamo, l'anteprima del tablet. Invece oggi con questo video vi propongo finalmente la recensione completa del Cube i7 Stylus. Iniziamo con il peso, che a parere mio è molto contenuto. Infatti questo Cube pesa circa 700 grammi, rivestito quasi completamente in alluminio e spesso solo un centimetro. La fascia superiore invece è costituita da plastica, dove all'interno sono racchiuse alcune periferiche come la fotocamera, i tasti per la regolazione del volume, il tasto di accensione e spegnimento, il pulsantino per il reset e le connessioni WiFi e Bluetooth e GPS. La cornice presenta anche in questo caso una scanalatura tutto intorno ai bordi, rendendo più assottigliati ed eleganti i lineamenti. In basso troviamo al centro i chip che vanno ad abbinarsi alla tastiera prodotta appositamente per questo Cube i7 Stylus, mentre nel lato sinistro possiamo trovare l'entrata per le cuffie jack audio, l'entrata per il cavo micro HDMI, l'entrata per la micro SD espandibile fino a 64 GB, l'entrata micro USB 3.0, che è diversa dalla micro USB standard, anche se comunque entra e funziona ugualmente, ed infine l'ingresso per la ricarica. Nel lato destro invece sono posizionati due altoparlanti che non sono molto potenti, infatti se ci troviamo in un luogo abbastanza chiassoso non potremmo fare a meno di utilizzare le cuffie. Per quanto riguarda le fotocamere, quella posta frontalmente è di 2 megapixel, mentre quella posteriore è di 5 megapixel. Lo schermo di ottima fattura ha una diagonale di 10,6 pollici ed ha una risoluzione Full HD 1920x1080, con display IPS molto luminoso, capace di supportare 10 tocchi contemporaneamente. Ma non è tutto, questo Cube i7 Stylus è molto apprezzato da coloro che disegnano ed usano penne Wacom, proprio perché il display riesce a contenere fino a 1024 punti di pressione, riproducendo linee sempre perfette e precise. Il processore non è da meno. Un Intel Core M modello 5Y10C a 64 byte, che raggiunge una frequenza di 2 GHz e riesce a gestire più programmi contemporaneamente senza problemi, grazie alla RAM DDR3 da 4 GB. La memoria interna è supportata da una SSD SATA 3 da 64 GB, con una velocità di lettura pari a 600 MB al secondo. In più è espandibile con micro SD fino a 64 GB. Come potete vedere in questo momento ho inserito una SD e il PC mi rileva due banchi di memoria. La scheda grafica molto potente è una Intel HD Graphics 5300, che riesce a far girare molto fluidamente giochi come League of Legends, potete osservare il gameplay sul link in descrizione, The Sims, Call of Duty e via discorrendo. Tutto sommato le temperature riscontrate non sono del tutto positive. Se usate questo tablet nel periodo invernale come ora è del tutto piacevole, anche perché surriscalda abbastanza. Infatti, quando questo Cube i7 Stylus viene messo sotto pressione, con giochi e programmi molto pesanti, riesce a raggiungere temperature di 70-90 gradi, che non sono poche, però non sono comunque preoccupanti. Mentre con un uso normale, utilizzando pochi programmi e magari ascoltando musica,
si riesce a tenere una temperatura di circa 50-65 gradi, mentre con un uso lieve, ovvero internet, social, si mantiene costantemente su una temperatura di 30-40 gradi circa. La batteria da 4500 mAh invece è abbastanza soddisfacente. Sono riuscito a giocare, ascoltare musica, svagare su YouTube e sui social network per più di 4 ore di fila senza sacrificare né l'audio del dispositivo né tantomeno la luminosità, usufruendo comunque del Bluetooth e del Wi-Fi. Ovviamente se il nostro intento è soltanto di navigare su internet, questo dispositivo riesce comunque a fare 7 ore di autonomia tranquillamente a schermo attivo. Per quanto riguarda la connessione del Wi-Fi, posso garantirvi che è nella media. Il segnale è abbastanza buono, riesce comunque a prendere fino a circa 20-25 metri di distanza dal router. Allo stesso modo anche Bluetooth, che riesce a riconoscere i dispositivi che vogliamo associare in maniera molto veloce. Premetto che questo Cube i7 Stylus mi è arrivato con una versione di Windows non originale, quindi ho dovuto resettare completamente tutto, cancellare il Windows che c'era installato con associato ai programmi che lo facevano funzionare, e ho dovuto comprare un product key a 7 euro sul sito della Microsoft e ho risolto fortunatamente il problema. Ma adesso sfogliamo la galleria delle immagini per vedere come riproduce al meglio i colori questo display. Notiamo che i colori sono molto naturali e la luminosità è ben calibrata, anche se grazie al programma Intel Graphic, che è già installato nel dispositivo, è possibile personalizzare al meglio la saturazione e tutte le qualità grafiche. E l'audio? Lo scopriamo subito. In sintesi, se dovessi consigliare questo PC dalle dimensioni abbastanza ridotte, lo consiglierei sia a persone che utilizzano spesso penne Wacom, sia per lavorare con progetti di architettura, sia per disegnare immagini o ritratti artistici, o semplicemente degli studenti che vorranno usufruire di questo i7 Stylus come un block notes o un quaderno portatile. Programmi come Microsoft Office, Microsoft Word, Photoshop, Excel o addirittura programmi per video editing come Sony Vegas, che ho provato, girano veramente benissimo su questo PC. Sembra di avere proprio un portatile dalle prestazioni medio-alte, e la soddisfazione migliore è proprio quella di spendere solo 350 euro per portare a casa questo prodotto. Anche perché qui in Italia gli unici prodotti simili a questo Cube i7 Stylus sono il Surface 3, il Surface 3 Pro o l'Asus T300, che entrambi costano circa più di 700 euro. Mica male spendere 350 euro, no? Forse il sistema non è stato ottimizzato al meglio. È vero che si ha la possibilità di usare tastiere e mouse ed allo stesso tempo impostare la modalità tablet per utilizzare al meglio il touch quando lo si vuole usare con le dita. Ma sembra che proprio in questo switch a volte la tastiera non vuole proprio comparire o la freccetta del mouse non vuole proprio sparire. Non so, forse dovrei smanettare un po' di più sulle impostazioni di questo switch tra tablet e PC. Però comunque vi garantisco che tutto il resto funziona veramente alla grande. Parlando proprio della tastiera, abbiamo a disposizione varie modalità di uso, ognuna inerente alle nostre proprie esigenze e dunque ad un utilizzo migliore. Ho notato infatti che utilizzando Microsoft Word ed impostando la tastiera di mio piacimento, mi risulta più comodo scrivere su questo Cube i7 Stylus che sulla mia tastiera fisica. Detto tutto quello che c'era da dire su questo PC, vi lascio con i miei pro e i miei contro. Partendo dai pro, abbiamo un'ottima batteria, nonostante sia solo di 4500 mAh, che riesce a garantirmi un uso quotidiano al 100%. Splendido anche il display e ottima riproduzione dei colori. Finalmente riesco a godermi un video in full HD e delle immagini saturate a mio piacimento. Ottimi materiali, sia per la scocca in alluminio che per le rifiniture dei tasti. Il processore poi è veramente potentissimo. Insieme alla RAM e alla scheda grafica si riesce veramente a giocare con giochi molto pesanti, senza soffrire di frame, di lag e di limitazioni grafiche.
La SSD poi è la ciliegina sulla torta. Grazie ad essa, questo cube riesce ad avviarsi in meno di 20 secondi ed arrestarsi in meno di 10 secondi. Eccovi la dimostrazione di quello che sto dicendo. La ricarica viene effettuata con un trasformatore ad alto voltaggio piuttosto che da un semplice trasformatore per tablet, velocizzando di molto la ricarica. In più, l'ingresso della ricarica stessa è separata da quella USB, dando spazio all'utilizzo dell'OTG anche quando il PC è connesso alla carica. Il prezzo, come già accennato, di 350 euro è veramente concorrenziale. Inoltre, con soli 70 euro in più si può avere la tastiera che funge anche da cover, richiudibile, e la penna Wacom. Allora, per quanto riguarda i contro, ho da dire sull'audio che nonostante questo dispositivo abbia due altoparlanti, risulta comunque un volume troppo basso per poterlo utilizzare in luoghi poco silenziosi. Inoltre, il sistema a volte sembra bugarsi ed in alcuni casi bisogna smanettarci un po' su per riordinare questi piccoli problemi. Inoltre, Windows 10 è da reinstallare totalmente da capo, se lo si vuole utilizzare al 100%. Nei momenti di grande utilizzo, questo Cube i7 tende a riscaldarsi un po' troppo per i miei gusti. A volte bisogna appoggiarlo su un piano per non scottarsi le dita. Avrebbero potuto comunque fare qualcosa di meglio, come la buona riuscita del Teclast X98 Air, che non soffriva affatto di questi surriscaldamenti. Inoltre volevo rispondere a una domanda che mi avete fatto veramente in tanti e sono contento di essere così seguito. Non mi aspettavo di avere messaggi privati, commenti, anche perché dopo aver fatto il gameplay e l'unboxing di questo Cube i7 Cyrus mi avete iniziato a chiedere questa recensione che fortunatamente è arrivata. Ma nonostante ciò mi avete fatto anche altre domande del tipo: io vorrei comprarlo, ma secondo te è meglio il Cube i7 Cyrus o il Surface Pro o addirittura l'Asus Transformer T300? A parere mio preferisco il Cube i7 Cyrus per vari motivi. Uno, perché comunque costa 350 euro e non devo spendere altri 300 euro fuori mano. Magari con l'aggiunta di 70 euro vado a comprarmi la penna Wacom e la tastiera che funge anche da cover. Comunque dispongo sempre di una SSD con la memoria espandibile, un OTG che mi permette di usare più porte USB, SD e micro SD esterne contemporaneamente tenendolo anche in carica, ho comunque un display HD full, materiali qualitativamente buoni ed un processore e una scheda grafica molto molto validi. Rispetto a comunque il Surface, che anch'esso è dotato di queste capacità, però magari si fanno pagare un po' di più. Da Chris Tech è tutto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mettere un like se il video vi è piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video.